Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Valentina. Allora, buongiorno, sono le 9:35. Ringrazio la segretaria Marilena Manduci, a cui chiedo la verifica del numero legale attraverso l'appello. Bertolino presente. Mattaliano presente. Caputo presente. Chinnici presente. Lo Monaco presente. Allora, verificata la presenza del numero legale. Dichiaro aperta la seduta. Abbiamo con noi, così come convocazione, Lorenzo Palumbo, che ringraziamo a seguito di una sua email richiesta, in cui appunto promotore del Festival delle Filosofie, che ormai da 2 anni è nel panorama delle attività culturali del comune, così come ci racconterà, ha visto anche prestigiose adesioni da un punto di vista sia regionale che nazionale. Vi era una richiesta di audizione da parte della nostra commissione per condividere, le iniziative finora fatte e raccontarci un po' queste esperienze ed eventuali difficoltà nell'organizzazione di quest'anno, ovviamente anno particolare un po' per tutte le attività culturali. Così come è nostra abitudine, quando arrivano richieste di audizione, ben volentieri ascoltiamo per conoscere le tante realtà che si muove in ambito culturale, quindi io darei a lui la parola e poi ovviamente se i colleghi vogliono fare delle domande sull'iniziativa rispetto a quanto ascoltato, ovviamente diamo la parola per un confronto. Intanto grazie a Lorenzo Palumbo a cui darei la parola. Ci Grazie a sei? voi Buongiorno. dell'ascolto, della disponibilità. Con piacere illustro le attività dell'associazione LINFA, che presiedo. È un'associazione nata nel marzo del 2018, abbiamo 3 anni appena compiuti, siamo abbastanza giovani qui. Nonostante questo abbiamo già fatto un bel po' di roba. Intanto la caratteristica di questa associazione è che all'interno non ci sono solo addetti ai lavori della filosofia, ci sono imprenditori, avvocati, medici, agenti di commercio, gente comune, insomma è un gruppo molto eterogeneo che ha deciso di impegnarsi, di spendersi, in termini di relazioni, di tempo, per la cultura, per fare qualcosa. Ecco, intanto era il 2018, era l'anno del Palermo Capitale della Cultura, volevamo fare qualcosa, siamo andati dal sindaco, abbiamo pensato di fare un bel po' di cose sulla filosofia, insomma abbiamo degli esperti che dice, il sindaco ci ha spinto, ci ha invogliato a fare le cose, ecco. Da lì siamo partiti. Abbiamo coinvolto un bel po' di persone, insomma, personalità di grande livello, insomma, a livello internazionale anche. Allora, nasciamo nel 2018, dicevo, le prime cose che facciamo sono dei piccoli incontri. Di pensiero, incontri di pensiero si chiamano così. Abbiamo avuto una partecipazione insomma, da febbraio a luglio del 2018, 800 persone insomma, abbiamo coinvolto. Poi facciamo il Festival delle Filosofie 2018, 12 incontri e 4 masterclass. Abbiamo 5.000 persone che partecipano in presenza. Poi abbiamo altri contatti con le pagine social per arrivare a 20.000 persone sui social. Poi nel 2019 organizziamo in collaborazione col Conservatorio, che ancora si chiamava Bellini, ora si chiama Alessandro Scarlatti, come ben sapete, organizziamo una manifestazione che si chiama Conversatorio in Conservatorio, è una rassegna di 6 incontri filosofico-musicali in cui si parla e si ascolta musica. Tema è la cura dell'anima. E abbiamo 5-6 incontri, 1.000 persone, 1.000 partecipanti, ma questo perché
La sala Scarlatti non ne può contenere di più perché abbiamo avuto la fila, gente che voleva entrare, i tornelli, insomma, c'è stato anche qualche momento di... Poi, dunque, facciamo dei seminari a Termini Imerese, a Polizzi Generosa, poi organizziamo il Festival 2019. Festival 2019 è dal 5 al 27 ottobre del 2019, facciamo 19 incontri scientifici, 7 concerti, 4 presentazioni di libri, 2 mostre fotografiche, un concorso fotografico, una mostra d'arte contemporanea, proiezione di film. Facciamo un reading sulla città coinvolgendo le scuole secondarie superiori. Per un totale di 37 eventi e abbiamo la partecipazione di più di 7.000 persone. E numero di contatti poi tra web e social è circa 11.000 persone. Quindi Festival 2019 il tema era la città. Poi organizziamo assieme all'Lions e al Centro Italiano per la Ricerca sui Diritti Umani, un incontro al Cinema de Seta, 27 e 28 novembre 2019, e abbiamo, tema è La bellezza salverà il mondo, in collaborazione con i Lions, appunto, e abbiamo 1150 partecipanti. Poi varie cose piccole che non vi dico, di presentazione di libri, cose varie. Poi abbiamo, c'è l'epoca della pandemia e quindi organizziamo una rassegna online sul tema, prendendo spunto da una frase della poetica di Aristotele, e titoliamo questa rassegna È verosimile che accada l'inverosimile. E infatti, e quindi abbiamo questa rassegna, cui partecipano un sacco di relatori, qualcuno adesso vi dirò, dal 24 aprile al 6 giugno abbiamo 1100 partecipanti. Poi curiamo il padiglione filosofico della Biennale Internazionale di Arte Sacra del 2020, tra Venezia e Salina, e poi organizziamo con tutte le difficoltà, insomma, il Festival delle Filosofie 2020. Il tema è ecosofie, filosofia per un'epoca di antropocene, quindi un'epoca di dominio dell'uomo sulla natura. Abbiamo ovviamente abbiamo qui presenze fisiche, ne abbiamo molto di meno, anche perché non possiamo accogliere più di 80 persone per volta, comunque facciamo 500 presenze fisiche dal 3 al 18 ottobre 2020. Dopodiché c'è un DPCM che vieta le attività convegnistiche e quindi tutto si svolgerà, per il resto del festival fino al 31 ottobre si svolgerà online. Comunque abbiamo 145.000 persone hanno visualizzato i contenuti della pagina, 30.000 persone hanno interagito. 2.600 persone hanno visitato il nostro sito. Normalmente noi organizziamo gli incontri in posti belli. Abbiamo fatto questa scelta, cioè di unire la qualità del contenuto con la bellezza del posto. E infatti gli incontri si sono svolti al Conservatorio, all'Orto Botanico, a Palazzo Butera, sul Sagrato della Cattedrale, nella Sagrestia di San Domenico, la Vorà del Museo Salinas. Poi Palazzo Steri, Palazzo Sclafani, Complesso di Casa Professa, l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Branciforte. Abbiamo fatto anche qualcosa fuori città, Termini Imerese, a Castelvetrano, al Teatro, a Marsala, al Museo di Baglio Anselmi. Abbiamo anche coinvolto un bel po' di musicisti come Carmen Sottile, il Trio Panormo, Valentina Crisafi, Sara Bursi, Gabriele Alessandro Laura, Giovanni Bologna e altri.
Abbiamo collaborazioni stabili, diciamo, con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo, il Dipartimento di Giurisprudenza, il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Palermo, ovviamente la città di Palermo, mi hanno cittadino patrocinio gratuito, la Società Filosofica Italiana, la Palazzo Butera, Museo Salinas, istituti superiori come il Ferrara e Regina Margherita, il Centro Studi per l'Etica Applicata, l'Ischia International Festival in Filosofia, l'Associazione in Sofia, poi varie associazioni, tra cui Lions, Gruppo Frates, Biblioteca Francescana di Palermo, l'Officina di Studi Medievali. Abbiamo anche gli sponsor, perché noi per fare questo proprio gioco di attività abbiamo ovviamente avuto bisogno di sostegno economico, abbiamo avuto sostegno economico da parte della Honda, per esempio, la concessionaria Honda di Palermo, oppure di Naval Impianti, le officine grafiche, del biscottificio Tumminello, per esempio, dell'International House Language Center di Palermo, Alessi Pubblicità ci ha messo i parapedonali, la Fondazione Ora, Officina di Studi Medievali e poi privati che hanno dato dei soldi, ecco, ci hanno aiutato. Abbiamo avuto anche il sostegno della mano pubblica nel 2018 e anche nel 2020 con l'assessorato ai beni culturali, ci ha dato un piccolo aiuto che però ci ha consentito di fare il festival con il contributo di tanti altri, dei soci stessi che hanno dato delle donazioni, dei mecenati, gente che da 100 euro, 150 euro, così. Abbiamo anche cercato di sostenere le spese producendo qualche gadget. Per esempio, l'anno scorso abbiamo prodotto le matite con il seme, in una capsula biodegradabile, tenera e cosofie. E quindi abbiamo, ecco, venduto, se così si può dire, delle matite e dei block notes per sostenere un po' le spese. Diciamo che è tutto. Quanto riguarda il relatore, se volete, vi dico qualcuno. Che ne so, abbiamo avuto Yehoshua l'anno scorso, abbiamo avuto Emilio Spinelli, Franco La Cecla, Anna Maria Lorusso, l'erede di Umberto Eco, Vito Mancuso, Jean-Luc Nancy, Claude Calame, Gianfranco Pasquino, accademico dei Lincei, politologo, sicuramente conoscete, Enrico Giovannini, Leonardo Becchetti, ha fatto parte dello staff per l'economia civile di Conte e credo anche dell'attuale Presidente del Consiglio. Quest'anno il festival, il tema, se lo facciamo, se riusciamo a farlo, perché ancora siamo in una condizione di attesa, ecco, sì, se volete, perché non sappiamo ancora bene come andrà a finire. Il tema è la cura e abbiamo come direttore scientifico il professor Emilio Spinelli, che è prorettore dell'Università La Sapienza di Roma, presidente nazionale della Società Filosofica Italiana, nonché professore di filosofia antica alla Sapienza stessa. Con direttore scientifico abbiamo Marco Carapezza, che è professore di filosofia del linguaggio all'Università di Palermo. E il tema, dicevo, appunto, è la cura, proprio perché, insomma, in qualche modo vogliamo capire se è possibile che la filosofia possa dare anch'essa un contributo al tema dei temi che oggi impegna tutto il nostro essere. Io credo di aver Lorenzo, detto tutto.
Scusate, forse sono stato Ti anche volevo troppo lungo. chiedere, nelle edizioni precedenti, l'amministrazione, in che modo ha contribuito negli spazi? Ha dato un contributo, anche un patrocinio di carattere oneroso? Come si è sviluppato il L'amministrazione. rapporto con la Commissione? O anche la Regione, diciamo, gli enti pubblici? Facevi cenno a contributi di enti pubblici, di Sì, istituzioni? nel primo anno, nel 2018, abbiamo avuto un contributo della Fondazione Santeria. Abbiamo partecipato a un bando della Fondazione Santeria. Il comune, dunque, ci ha messo a disposizione l'archivio storico per una mostra nel 2019 e poi ci ha messo a disposizione anche il chiostro di Casa Professa. Sì, anche questo nel 2019. Poi ci hanno, ecco, nel 2018 quindi abbiamo ricevuto contributi, nel 2019 da parte del Comune ci hanno promesso che, insomma, assessore del tempo, Adam, ci ha detto che avrebbe dato qualcosa al festival, poi anche nel 2020. Anzi, al 2020, ma dobbiamo recuperare anche quello del 2019. Io ho presentato naturalmente istanza regolare al comune, presentando il progetto e chiedendo un contributo all'assessorato. L'ho chiesto anche, dunque, per il 2021 ancora non l'abbiamo chiesto. Sì, nel 2019, nel 2018 l'abbiamo chiesto, però poi i soldi sono arrivati attraverso la Fondazione Santeria. Nel 2019 non abbiamo avuto niente, nel 2020 non abbiamo avuto niente. Poi nel 2020 abbiamo avuto un contributo da parte, come dicevo poco fa, dall'assessorato ai beni culturali. Regionale. Assessorato regionale ai beni culturali, certamente. Presentando un progetto sul bando, si chiama IDP, iniziative direttamente promosse, che è un bando fatto sulla scorta di un decreto che aveva fatto Sebastiano Tusa nel 2018, mi pare, una cosa del genere. Poi tutti gli altri soldi, diciamo, sono arrivati da imprese e da individui a livello privato. Allora, io diciamo intanto ti aggiorno rispetto a un po' il lavoro che abbiamo svolto e che vorremmo anche portare avanti. Penso che quanto ascoltato sia un'ulteriore conferma di quanto sia necessario un regolamento. Sostanzialmente la Commissione che in questi anni ha ascoltato diverse realtà, ma sin dall'inizio ha sempre immaginato un obiettivo, quello di un regolamento delle attività culturali, cioè come arrivare a poter dare un contributo a tutto quello che si muove in città. Rispetto a quanto ascoltato, per quanto diciamo, l'associazione ha uno statuto registrato recentemente, è evidente da quello che ci ha raccontato, e ognuno di noi per le conoscenze che ha, ha messo insieme, diciamo, delle realtà e delle competenze che sono di lungo corso, non certo improvvisate al tempo giovane dell'associazione. E insomma, da quanto ascoltato, da quanto percepito anche negli anni passati rispetto alla vostra attività, è certamente un'attività di altissimo livello culturale, ma soprattutto mi piace sottolineare la capacità di avere portato comunque un risultato che è quello di aver organizzato un festival con contributo zero da parte dell'amministrazione, mettendo insieme, facendo rete con altre realtà culturali e trovando anche delle risorse attraverso degli sponsor privati. Ti faccio questo ragionamento per dirti che diciamo, è desiderio della Commissione, seppur nell'ultima parte della consiliatura, è condiviso anche dall'assessore, dal dirigente, che sostanzialmente sono lì da meno di un anno, poter mettere mano a un regolamento che possa prevedere un avviso annuale
per programmare quelle iniziative da poter finanziare che possono diventare, diciamo, gli elementi di una programmazione. Convinti come siamo che una corretta programmazione consente anche una migliore organizzazione e una migliore promozione dell'evento stesso, non soltanto a livello cittadino, ma a livello anche regionale e nazionale. Ahimè, purtroppo si va avanti invece a promesse poi disattese, o comunque se si realizza un piccolo contributo arriva sempre alla vigilia o addirittura a festival o evento finito, che certamente consente da un lato di dare un po' di ossigeno e fare in modo che l'iniziativa si realizzi, ma certamente non consente una corretta programmazione e diffusione dell'evento stesso da un punto di vista comunicativo. Questo ovviamente è una cornice generale che mi va di condividere con te rispetto a un obiettivo che ci vorremmo in quest'ultima parte della consiliatura impegnarci a portare avanti. Poi ovviamente do la parola ai colleghi. Per quanto mi riguarda, diciamo, non mancherà a me, ma mi auguro di farlo non a nome personale, ma di tutta la commissione, promuovere, diciamo, questa iniziativa con tutte le difficoltà che ci sono, sia da un punto di vista di PCM che si vanno susseguendo e quindi la possibilità reale di poter organizzare un festival del genere e con quale modalità, sia difficoltà economiche, l'amministrazione oggi vive come non mai, in considerazione che le attività culturali negli ultimi anni sostanzialmente erano finanziate interamente dalla tassa di soggiorno che è venuta a mancare. Non di meno, diciamo, ripeto, sia da parte mia, mi auguro, ora facendo un giro anche dei colleghi, mi auguro da parte della Commissione può esserci, diciamo, la piena promozione dell'iniziativa all'assessorato, che ovviamente non è la commissione che potrà dare o meno un contributo, ma certamente poter esprimere un parere assolutamente favorevole rispetto alla vostra proposta. Non so se dei colleghi Grazie, vogliono aggiungere grazie. qualcosa. Presidente, sei stato abbastanza esaustivo nella tua dichiarazione. Sai che siamo in linea solidissimamente con quello di regolamentare quantomeno le iniziative che in città si susseguono. Non posso che fare un plauso per tutte le iniziative fin qui svolte e credo che questo veramente sia il momento migliore proprio per la cura dell'anima. C'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di dibattito e sicuramente la vostra attività non fa altro che promuovere proprio questo e quindi diciamo siamo perfettamente in linea. Come dice il Presidente, noi abbiamo a cuore tutte le iniziative culturali, soprattutto come questa di spessore, quindi non saremo noi stessi promotori nei confronti dell'assessorato comunale di farci parte attiva affinché si possano aggiungere contributi per tutte quelle iniziative di grande spessore per questa città. Grazie, grazie mille. Renzo, io mi scuso se non l'ho fatto prima, ha parlato il consigliere Mastariano, non so se lo conoscevi, che è il mio vicepresidente, poi noi come commissione ovviamente rappresentiamo un po' tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di opposizione. La commissione è composta poi dalla collega Valentina Chinnici, dalla collega Valentina Caputo e dalla collega Viviana Lomonaco. Questo, diciamo, come presentazione ufficiale non l'ho fatta all'inizio, che adesso vogliono intervenire, sai, quantomeno i nomi. Viviana, ti vedo in Benissimo, video, puoi aggiungere qualcuno lo qualcosa? conoscevo già, grazie. Sì. Viviana, vuoi aggiungere qualcosa? Presidente, in realtà te lo siamo detti, anche l'ultimo incontro, diciamo, era orientato su questa scia, insomma, anche con Federteatri. Chiaramente speriamo quantomeno di dare un contributo anche noi come commissione per lasciare un documento, un regolamento per la programmazione appunto di questi contributi per migliorare la programmazione culturale della città, perché sino ad oggi è stata affidata alla buona volontà di tante realtà cittadine e di tante persone, diciamo, di spessore di cultura. Però, come avete già detto voi, diciamo, ho poco da aggiungere. È necessario, è fondamentale programmarle per tempo le attività. E purtroppo, diciamo, il sostegno economico è una componente importante.
da non trascurare, perché magari un'iniziativa spot si può fare anche così, ecco, con un po' di buona volontà, anche per autopromuoversi, però per dare continuità a un lavoro, a delle iniziative, e poi la cultura è tutto quello che è appunto la cura, avete detto benissimo, appunto cura dell'anima, il dialogo, eccetera, culturale, sono aspetti fondamentali che meritano anche la giusta valorizzazione, anche economica, chiaramente. Quindi, diciamo, siamo tutti dalla stessa parte. Chiaramente ringraziamo il nostro ospite che ci ha illustrato questa attività, insomma, l'attività svolta sino ad oggi. E quindi, più di dare la disponibilità, Presidente, non posso fare, ho poco da aggiungere, ahimè, perché vorremmo anche essere un po' più concreti, ma non è semplicissimo. Siamo alternati più assessori alla cultura, quindi abbiamo dovuto comunque riprendere, ricominciare da capo un'interlocuzione, un dialogo, anche noi come consiglieri comunali, come commissione. C'era stato il boom appunto di Palermo Capitale, della cultura, però sappiamo che insomma è stato dato anche parecchio spazio diciamo, a livello economico. I contributi sono andati più alla manifestazione e quindi anche a tutta la troupe, allo staff olandese, per cui comunque straniero, arte contemporanea, eccetera. Speriamo di riuscire a riorientare l'attenzione sia attraverso diciamo, gli introiti dell'imposta di soggiorno, che comunque adesso, insomma, i turisti prima o poi torneranno dopo questa pandemia. E in ogni caso, ecco, riuscire a fare una programmazione, essere anche noi come Consiglio Comunale più consapevoli anche di tutto quello che l'amministrazione correttamente, talvolta correttamente, talvolta un po' meno, diciamo, programma all'ultimo momento, investe, e quindi sarebbe bene avere tutto sul tavolo per tempo e riuscire anche noi come Consiglio Comunale a conoscere a inizio anno la programmazione o a fine anno per l'anno successivo. Quindi questo è anche un impegno che penso ognuno di noi vorrebbe poter prendere. Grazie. Grazie a lei. Qualche altro intervento? No, io ringrazio per l'incontro. Io sono rimasta particolarmente colpita più che altro dall'argomento del 2021, quello che è la cura, chiaramente argomento assolutamente attuale. Mi sentite? Perché ho problemi forse un Sì, po' sì. di. Sì, Ok. benissimo. Appunto, riflettevo sul fatto, non voglio partire, diciamo, dal mito di Chirone del guaritore ferito, però quanto è importante in questo momento la sapienza, la sensibilità collettiva, che secondo me deve essere alla base in quello che è l'argomento cura. Perché ognuno di noi appunto deve partecipare al meglio in questo momento, no? Quindi io intanto ringrazio assolutamente per il coinvolgimento e seguirò i colleghi in quello che potremo fare. Collega Chinnici, Grazie. vuole Sì, io aggiungere qualcosa? Ecco, vale. volevo, oltre a complimentarmi con il collega Lorenzo veramente per l'opera meritoria straordinaria che ha fatto, che ho seguito, diciamo, un po' da fuori, perché purtroppo spesso, diciamo, il lavoro del Consiglio Comunale ti sospende nella dimensione, diciamo, di tempo e spazio e ti assorbe tanto, e quindi non ho partecipato come avrei voluto, diciamo, come insegnante e come persona prima di tutto. Dal punto di vista, tra virgolette, politico, quello che a me preme sottolineare è questo. Spesso nella nostra città si affermano realtà veramente splendide per la forza di volontà, la determinazione, la tenacia e la competenza di persone che le portano avanti. Penso appunto sicuramente al Festival delle Filosofie e penso anche alla settimana di studi danteschi portata avanti con determinazione dal collega Pippo Lo Manto, che è scomparso l'anno scorso. E credo che come amministrazione e come commissione, noi nell'ultimo anno che ci rimane di lavoro abbiamo il compito, intanto sicuramente questo del regolamento, perché
mette un po' di chiarezza o cercherà di mettere chiarezza, perché noi giustamente lamentiamo spesso che tutti lamentano, soprattutto le persone che vengono in audizione spesso e che si occupano di cultura. Recentemente abbiamo avuto appunto il responsabile del teatro Agricantus, per esempio, no? Che anche quella è una realtà che da tantissimi anni è significativa, così come il professore Nampa. E però lamentano giustamente questo, che spesso all'interno degli uffici comunali, per forza di cose, non ci possono essere persone tuttologhe competenti di tutto, no? Non abbiamo commissioni di persone competenti che dicano questo vale, questo non vale. È già difficile in tanti campi, ma a maggior ragione nel campo della cultura, dove tutto sembra un po' aleatorio, dove la qualità, diciamo, non è facilmente misurabile, tra virgolette, né deve esserlo con i parametri normali. Ecco, allora io credo che compito nostro debba essere quello di mettere in sicurezza, come diciamo spesso, delle realtà, delle manifestazioni culturali, dei festival. Cito soltanto la settimana di studi danteschi, il Festival delle Filosofie e la Marina di Libri, perché negli anni mi sembrano tre manifestazioni, la vostra, Lorenzo, è particolarmente giovane, ma si è imposta con una forza che colpisce, no? Hai tirato su dei numeri impressionanti, ma al di là dei numeri, appunto, c'è una qualità indiscussa. Ecco, sarebbe bello e importante che negli anni a venire, dove magari molti di noi non saranno più, non faranno più politica o non saremo più consiglieri comunali, chissà, però la città di Palermo possa avere, a prescindere dai sindaci e dai consiglieri e degli assessori che si avvicenderanno, delle manifestazioni che la caratterizzano, che possano dire queste sono dei prodotti di qualità che vengono fuori veramente dalla cultura di Palermo, dalle persone di cultura, dai professionisti dell'educazione e appunto intellettuali in azione. Mi piace sempre molto questa definizione, che si mettono a servizio della comunità. Ecco, se noi come commissione faremo questo sforzo, ripeto, di mettere in sicurezza da tutti i punti di vista almeno alcune manifestazioni importanti che hanno fatto la storia e che stanno facendo la storia della cultura del nuovo Rinascimento, mi viene di Palermo, anche se richiama, diciamo, altri politici questa parola ormai. Io penso che avremmo fatto un buon lavoro. Quindi il mio sforzo, e spero, immagino, lo sforzo di tutta la Commissione sarà verso questo, sicuramente. Perché è importante che Palermo si contraddistingua, al di là della manifestazione di Palermo Capitale Cultura, che è stata un anno soltanto, nel potere, ripeto, mettere in sicurezza delle realtà fondamentali per la nostra vita, non solo culturale, ma civile in genere. Grazie Valentina. Consentitemi una piccola replica, se posso. Certo. Guardate, io oggi sono qui a nome dell'associazione non per chiedere soldi. No, 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 non è questo il tema. Capisco che certo ci vogliono i soldi, ci mancherebbe altro, però io ho un'idea diversa della cultura. Io dico una cosa. Sempre questo, abbiamo fatto di questo, diciamo così, di questo assunto, forse il nostro DNA. Cioè, noi dobbiamo fare cultura a Palermo perché non ci dobbiamo rassegnare alla decadenza, dobbiamo aprire nuove strade per questa città che ha delle possibilità e delle risorse impressionanti, secondo me, anche come città. Come dire, baricentro all'interno del Mediterraneo. Dobbiamo guardare a Palermo come un luogo straordinariamente importante per la cultura all'interno non della Sicilia ma del Mediterraneo. Noi abbiamo già intessuto delle re relazioni con degli istituti culturali del Maghreb e anche di altre nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, perché l'idea è che lo spazio culturale che ci riguarda, verso il quale noi abbiamo una particolare vocazione, sia il Mediterraneo. Noi, la cartolina della città della mafia, e non lo so di che altro, la dobbiamo stracciare via. Dobbiamo
Questo era l'impegno del 2018 e questo continua a essere. Noi invece dobbiamo recuperare un passato che la trasmissione di Augias ha solo fiorato, secondo me. Sì, è stata una trasmissione, secondo me, è parlato più di quello che si sapeva, ma noi abbiamo un passato enorme, gigantesco, siamo stati grandi. Noi siamo la Magna Grecia, i Normanni, Federico II. Noi siamo il 1848 a Piazza Rivoluzione, dopo di noi c'è Parigi, la via 12 gennaio è dedicata a questo. Noi siamo lo Iacono, Serpotta, il Liberty, il Barocco, cioè abbiamo un sacco di cose, altro che munizie e mafia, abbiamo un sacco di cose da dire al mondo. Prima questione. Ma il luogo è il Mediterraneo. Mediterraneo è, secondo me, ecco, lo spazio entro il quale Palermo può dare un contributo enorme sul piano della cultura. La cultura naturalmente significa anche altre cose, significa turismo, significa bellezza, significa cura del patrimonio, significa una cosa importante, che anche ciò che penso io, e riprendo il discorso che non sono venuto qui a chiedere soldi, no, non è questo il problema. Allora, io penso una cosa, noi dobbiamo dare alle persone uno spazio libero in cui nessuno ti deve vendere niente, né da un punto di vista economico, prodotti, eccetera, né da un punto di vista politico, ideologie, programmi, eccetera, eccetera. Cioè la città deve, parlo di un diritto culturale del cittadino palermitano, siciliano o del Mediterraneo, ad avere uno spazio in cui c'è solo conoscenza e non c'è in qualche modo velatamente o palesemente la vendita, lo scambio di qualche cosa. Perché ormai anche le attività culturali sono state piegate alla logica dell'utile, del profitto, del denaro. Noi vogliamo fare una cosa diversa. Noi non dobbiamo guadagnarci nulla, mai, assolutamente niente. Dobbiamo creare uno spazio in cui le persone vengono considerate persone e non consumatori di qualche cosa, sia essa politica o formaggini. Quindi, lo spazio creato all'interno del Festival della Filosofia è uno spazio libero in cui tu entri e sei fuori dal mondo. È come se fossi fuori dal mondo. Nel mondo c'è sempre qualcuno che ti deve vendere qualche cosa, che ti deve irretire in qualche modo da qualche, per portarti da una qualche parte, perché c'è un interesse. Ecco, il luogo della cultura, per noi la cultura è il luogo del disinteresse. Ma questo perché? Perché noi dobbiamo scardinare questo modello che c'è oggi, cioè l'ortodossia dominante è l'utilitarismo, il profitto. Anche la scuola in qualche modo, Valentina, è stata piegata a logiche di tipo aziendalistico. Cioè, il sapere stesso è stato in qualche modo messo, curvato verso il profitto. Non è possibile. Noi dobbiamo, ecco, fare in modo che i palermitani prima di tutto siano consapevoli della loro straordinaria storia. Non si tratta di identità, si tratta di memoria. Io non parlo mai di identità perché l'identità è qualcosa di stabile, di una fotografia e mi ricorda molto, non lo so, cose brutte. Invece io penso che noi siamo i portatori, i testimoni di una catasta di civiltà che si sono assecondate nei secoli. E questo siamo, il cosiddetto giardino planetario di cui parla anche il sindaco ogni tanto. Grazie, grazie molte per l'ascolto. Lorenzo, Presidente, Presidente. ho bisogno di comprensione, di spazi, di aperture, cioè vogliamo che voi veniate agli incontri, che partecipiate, che
Se poi dice, ci sono anche per noi, ecco, regolamentate nella misura giusta, anche una stanza, dici, ti dà una stanza il Comune di Palermo, ti dice, senti, ti paghi la ristrutturazione, le pulizie, la luce, l'acqua, qua c'è questa stanza, utilizzala, se ci fosse, mettiamo, una stanza di un, che so, di queste, non lo so, l'abbiamo chiesto al sito, l'ho chiesto io ufficialmente, ho fatto una lettera all'assessore al sito, di, va bene, niente soldi, ok, dateci una stanza. Uno sgabuzzino dove poter mettere una quantità di cose che abbiamo sparse dappertutto, tu immagini, proiettori, computer, schermi, manifesti, case, una quantità di banche, sedie, cioè, di tutto, di più. Io il mese di ottobre la mia casa diventa, non avete idea che cosa. È la casa di tanti altri amici delle nostre associazioni, perché tutto viene portato nelle case, non abbiamo una sede. Almeno una stanza. Ecco, per dire una cosa, ecco. Poi i soldi, io dico che cose con i soldi non se ne sono fatte mai. Le cose si fanno con la buona volontà, credo. Prima ci vuoi comprare una casa, hai i soldi? No, assolutamente. Tu ti devi comprare la casa, poi vai in banca, ti fai il mutuo, ti metti a sudare, ti metti a lavorare, troverai, i soldi arriveranno comunque. Quindi non è solo, anzi, non è affatto una questione di soldi. Presidente, se mi permette poi un secondo. Grazie dell'ascolto. Cesare. È logico che non era l'intento della Commissione svilire tutta un'attività che qui c'è stata nucleata con un regolamento che potesse parlare esclusivamente di contributi. Non è questo quello che vuole questa Commissione, ma la Commissione vuole creare un brand culturale, vuole che vengano calendarizzati durante l'anno queste attività affinché sia il Festival della Filosofia, come altre iniziative, lo diceva la collega Chinnici, la settimana degli studi danteschi, entrano a far parte di un calendario culturale di questa città che possa, come diceva lei benissimo, cambiare questa immagine di Sicilia stanca, che si trascina, questa Sicilia di mafia. È questo quello che è l'intento di questa commissione, non è il contributo a pioggia, anche perché sappiamo noi primi che soldi non ce ne sono, quindi andremmo a vanificare tutto un lavoro che poi alla fine ci creerebbe solo problemi, perché avremmo delle persone che ci potrebbero dirci: avete fatto sì un regolamento, ma di fatto non è cambiato nulla. Allora noi quello che vogliamo fare è qualcosa di diverso, creare un brand culturale a Palermo. Credo che l'abbia detto anche tante volte il sindaco, che ci abbia provato con Palermo Capitale della Cultura, non so se è riuscita questa operazione, comunque diciamo sicuramente quello era l'intento. Quindi mi permetto di ribadire che non era mortificare con un contributo il lavoro fin qui svolto in maniera egregia da parte della vostra associazione. Prego, ho finito. Sì, Cesare. Va bene, se non ci sono altri interventi, io ringrazio Lorenzo Palumbo soprattutto per questa replica. Penso possa essere una bella presentazione di un'anteprima del Festival delle Filosofie con tema locura. Le parole ascoltate, secondo me, sono veramente la testimonianza di chi con competenza e passione ha un obiettivo che, insomma, rende molto chiara l'idea di come la cultura, come l'amore verso la nostra terra, la nostra storia possa davvero rappresentare la cura per questi momenti, per questa fase storica della nostra città, e con orgoglio raccontarla anche al mondo intero, essendo non il centro del mondo, ma certamente una bella pagina di storia di questa straordinaria città nel mondo, questo sì.
che può essere certamente testimonianza di alcune vicissitudini che questa città tutt'oggi ha con le sue ferite, con anche i suoi momenti gloriosi, rappresentato in ambito non solo locale, ma a livello anche mondiale. Detto questo, io penso che ovviamente quanto ascoltato è un motivo in più per la Commissione per adoperarsi, e quindi io penso che sia motivo da parte di tutta nostra di ringraziare noi te per questa testimonianza, per quello che fai per la nostra comunità, e da parte nostra ovviamente il pieno sostegno e qualsiasi altro momento di confronto, proposte che hai bisogno. Mi dispiace finora perché c'è stato un disguido, nel senso che tu mi avevi detto che avevi più volte scritto. In realtà ti assicuro che quando io ricevo un'email la sempre giro, quindi questa è la testimonianza del fatto che mi è arrivata la settimana scorsa e sei qui con noi. Dico, non avere timore a scrivere quando vuoi, troverai sempre una porta aperta qui in commissione, e se c'è la necessità anche di un tavolo congiunto con l'assessore, con l'assessorato, anche nell'organizzazione dell'edizione, da parte nostra piena disponibilità. Quindi grazie Lorenzo, buon lavoro e saluti ovviamente a tutta l'associazione, estendi i complimenti un po' a tutti gli attori protagonisti di questa realtà. Grazie, molte grazie a tutti quanti. Alla prossima. A presto. Grazie ancora, Grazie. Lorenzo, grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, colleghi, io purtroppo Io rimango però una un situazione, poi vi po'. racconto. Interventi, comunicazioni? No, e a questo punto prendiamo la palla al balzo. Abbiamo fatto le ultime due sedute di commissione che riguardano sempre lo stesso tema, e quindi bisogna dare veramente un'accelerata a questo regolamento, al netto di quello che possono pensare le persone, a che cosa può servire e non può servire. Noi le regole le scriviamo, li lasciamo, poi ognuno tragga le proprie conclusioni, se basta solamente un contributo economico. Sicuramente no, però sai, ha una commissione comunque che si mette a disposizione. Diciamo, io non devo dire, non è che l'abbia gradito tantissimo questa cosa. Io lo capisco che loro fanno un'attività di gran livello, e non era questo che ci si veniva chiesto. Vabbè. E tengo per me le considerazioni. Dico, però, a questo punto noi dobbiamo dare un'accelerazione a questo regolamento, anche perché il tempo stringe realmente. Quindi capiamo come ci dobbiamo muovere, su quale basi, se partire dal regolamento del 2018, se fare una cosa ex novo, se istituire un tavolo con vari attori. Stabiliamolo, però partiamo e partiamo presto. Perché un altro incontro sulla falsariga, francamente, io personalmente lo eviterei, personalmente. Sono d'accordo, Cesare. Oggi stesso chiamo l'assessore, vedo di concordare un primo incontro per fare punto la situazione e determinarsi su come partire. Come dici tu, dalla bozza del 93, del 2008, ma soprattutto, diciamo, io ricordo bene che avevamo anche chiesto agli uffici di proporci una bozza. Vorrei capire se in tutti questi mesi è uscito qualcosa. Cioè, noi questo argomento l'avevamo anche già preso col dottore Però. Quindi chiamerò oggi stesso l'assessore. In realtà vi devo dire, avevo provato a chiamarlo proprio per lo stesso motivo, sollecitando un confronto subito dopo l'incontro che abbiamo avuto con Federteatri, che è stato giovedì o venerdì, non ricordo. Comunque, oggi assolutamente va sulla stessa linea. Mi attivo. Per quanto riguarda i regolamenti impianti sportivi, vi volevo aggiornare. Ci sono Non ti sento, non ti sento. altre comunicazioni, colleghi, intanto? No, io non ti ho sentito. Tu hai detto Ci sono rispetto al comunicazioni? regolamento?
rispetto ai conti impianti sportivi, vi aggiorno su alcuni passaggi che ho fatto. Dico, non so se ci sono altre comunicazioni, avevo chiesto. No, personalmente. Non so se non ti sento io oppure. Mi ero tolto il microfono pensando che qualcuno voleva intervenire. Allora, impianti sportivi, sostanzialmente l'assessore Marano ha convocato la rappresentanza dei dirigenti la settimana scorsa, dove sostanzialmente è stata consegnata e l'assessore Petralidi ha presentato ulteriori modifiche o comunque la visione che si era data nell'ultimo confronto con la Commissione. Era presente, diciamo, del vecchio incontro che avevamo fatto in commissione soltanto Pagano, perché nel frattempo si sono susseguiti una serie di dirigenti, rappresentanze, c'erano dei delegati lì. E ci sarà un aggiornamento del tavolo la settimana prossima. E quindi sostanzialmente con questa vicenda abbiamo chiuso con l'incontro prossimo. Quindi, finito questo incontro con i presidi la settimana prossima, faremo questo lavoro di collezionare i vari emendamenti, mi raccorderò anche con la presidenza del Consiglio Comunale per la strada più veloce. Poi ho chiesto, o meglio, l'assessore Petralia ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale di essere convocata alla Capigruppo per iniziare a portarsi avanti, diciamo, con la presentazione del regolamento, parlando sia del regolamento fatto in commissione che a breve arriverà in Consiglio Comunale, sia sul tema dell'avviso delle concessioni, per far sì che la capigruppo si determini su quale strada, non so se vi ricordate, se procedere con una proposta di delibera che riguarda esclusivamente l'impianto di Bonagia o immaginare un regolamento complessivo sulle concessioni degli impianti sportivi. L'assessore Petraria è in attesa di una convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale e questo è, diciamo, il quadro per quanto riguarda i regolamenti impianti sportivi. Presidente, nel frattempo lei sa se la settima commissione in qualche maniera si è riunita, si è determinata rispetto a questo? Settima non ha avuto più notizie. Perché non vorremmo sorprese dopo che si fanno tutti i passaggi del caso che qualcuno Diciamo, alzi la la mano. capigruppo serve anche a questo. In ogni caso, diciamo, una telefonata al presidente Accoleo gliela faccio. Falla. Mettiamo, Va bene. blindiamo il tutto perché, diciamo, e ti devo dire anche rispetto a questo incontro della prossima settimana con i dirigenti scolastici, ove non dovesse avvenire, per No, è già evitare un. convocato. Ah, perfetto, dico, ma se. No, no, no. A chiusura del tavolo c'era la proposta. Va bene, ci riaggiorniamo. Sono stato io, ho detto no, scusatemi, siamo tutti qua, stabiliamo il giorno. Ora non mi ricordo qual è, credo che sia il 16 o il 17, non so. Settimana prossima è già Va convocato. bene. Sì. Colleghi, Va bene. altri commenti? E rispetto invece al patrimonio, scusami Francesco, cioè all'esistente, alla modalità di concessione dell'esistente, sempre nella valutazione complessiva del capire se è il caso di procedere con una delibera appunto ad hoc per quanto riguarda Via della Giraffa o se esiste una via più breve, dico per qualche ragione. Sarà motivo di oggetto la discussione che farà l'assessore alla capigruppo. Cioè, ti ricordi che Ah, ok. avevamo stabilito di passare tutta alla capigruppo e far decidere la capigruppo rispetto a quale du delle due ipotesi portare avanti, mettendo sul fatto compiuto l'urgenza che abbiamo nel concedere Via della Giraffa, ex Via della Giraffa, Bonagia. Dall'altro, la volontà è che non si vada avanti a singole concessioni, ma che ci sia un regolamento che possa fare da cornice a tutto l'aspetto. Le due cose un po' cozzano perché ovviamente l'urgenza con il regolamento di rivalutazione delle concessioni ritarderebbe quello di Via della Giraffa, non ci siamo sentiti, o meglio, abbiamo preferito fare in modo che non arrivasse una delibera piuttosto che un'altra in Consiglio Comunale per essere poi diciamo, bocciata o non discussa. Allora abbiamo consigliato all'assessore Petralia di venire in capigruppo
per poter mettere sul tavolo le due ipotesi e cercare una condivisione politica in modo che il Consiglio Comunale poi non sia cosciente e si determini su una strada o un'altra con un impegno formale alla Capigruppo. Quindi Sì, questo è però un argomento di quelli che. io ricordo anche di un discorso che abbiamo fatto insieme, proprio dove tu hai chiesto anche una predisposizione, insomma, delle precisazioni in un verbale, perché io avevo chiesto di poter avere anche il segretario generale in commissione e poter parlare tra noi, perché poi nella confusione generale, interpellando assessore, Tizio Caio Sempronio, colleghi, presidenti di varie commissioni, ovviamente la situazione diventa più complessa. Invece, io avevo chiesto, perché poi le cose uno se le dimentica anche, però avevo chiesto, diciamo, di poter audire il segretario e, diciamo, avere anche dei chiarimenti rispetto all'esistente, perché poi mettere tutto insieme, secondo me, in un incontro con i capigruppo, con l'assessore, eccetera, diventa anche, secondo me, complesso per chi non è sul pezzo, cioè noi siamo sul pezzo, chi più chi meno, insomma, ma non, magari altri capigruppo si potrebbero trovare, ecco, a dover in una sola riunione avere contezza di tutto, e chiaramente sfuggirebbero dei collegamenti, dei passaggi. Quindi io avevo detto, perché non convochiamo anche parallelamente, dico senza rallentare il percorso che si vuole fare per il regolamento complessivo, eccetera, ma perché non chiarirci le idee anche sull'esistente, su come è stato fatto e sulla correttezza dei passaggi, diciamo, seguiti fino ad oggi? Perché, ripeto, un regolamento che oggi viene ancora citato, è stato citato nell'ultima delibera che è stata votata in Consiglio Comunale l'anno scorso, perché può essere citato per lo stadio Renzo Barbera e può diventare riferimento di una delibera dello stadio Renzo Barbera e non può diventare il riferimento, e parlo della delibera del 2008, e non può essere il riferimento oggi per una concessione dell'impianto di via della Giraffa. Quindi vorrei capire, o non abbiamo sbagliato l'anno scorso a utilizzare la delibera del 2008 come punto di partenza e come premessa per poter poi procedere a una definizione della delibera dello stadio Renzo Barbera, o viceversa, stiamo sbagliando adesso a non farlo già, a non averla già pronta la delibera facendo riferimento, cioè dell'assegnazione facendo riferimento alla delibera del 2008. Quindi, ripeto, è un chiarimento semplice che sicuramente il segretario, avendo tutte le carte in mano, può tranquillamente, cioè sul quale il segretario può esprimersi. Questo ricordo che avevo detto. Poi chiaramente, se continuiamo magari a saltare, cioè è chiaro che poi mi può anche sfuggire a me, ma io ricordo di aver detto questo in qualche seduta precedente. Dire che ti sfugge perché questa seduta è stata fatta con la dottoressa Vicari e l'assessore e mi fu comunicato dal segretario generale di non essere convocato per qualsiasi cosa, che rimaneva totalmente a disposizione, che l'avremmo potuto chiamare quando volevamo, qualora la dottoressa Vicari non avesse diciamo, esaudito le nostre richieste, in considerazione che è un argomento portato avanti dal dirigente in condivisione con il segretario generale e tutto. Quella seduta fu fatta, ma nessuno poi in quella seduta mi chiese se facciamo un'altra col segretario generale. Mi sembrava che il problema era superato. Detto questo, oggi ritorni sull'argomento, ne parlerò con l'assessore e convochiamo il segretario generale. Però Ma dico, quando è stato i colleghi cosa fatto. ricordano? No, io ricordo che questa mia osservazione è stata successiva proprio perché Successiva, l'assessore chiedi ha scusa, detto, allora ma rispetto al la dottoressa Vicari è la dirigente dello sport, non patrimonio. Sì. è del patrimonio. Scusami. Allora, dice la dottoressa Rimedio, dico, però questo argomento sullo stadio rispetto ad altri fu fatto rispetto al tema dell'immobile di competenza del patrimonio e quelli invece di servizi dello sport rispetto alle attività che si devono svolgere. Tutto questo
Dico, Viviana. Non è servizio, scusami, stiamo parlando di impianti, loro l'hanno definito impianto con valenza economica, l'ho letta io la delibera che loro ci propongono, non so voi, ma io l'ho letta, la delibera che l'ufficio sport ha proposto definisce questo impianto in via della giraffa come un impianto che potenzialmente ha una resa economica, quindi tra virgolette lo paragona ad altri impianti che sono appunto, dico, non dico lo stadio, che chiaramente lo stadio Renzo Barbera è un, diciamo, peraltro ha altre caratteristiche ulteriori, quindi magari se c'è la squadra di calcio, chiaramente la squadra di calcio del Palermo ha una priorità automaticamente nell'utilizzo, eccetera, diciamo ci sono sicuramente delle clausole particolari, ma come immobile, come impianto, come riferimento, sempre lì siamo. Ripeto, è la stessa domanda, ricordi male però Francesco, perché io questa domanda l'ho fatta proprio dopo, precisando, non perché non mi fidi dell'assessore allo sport che dice di aver già parlato con il segretario, poi non mi pare che noi lo convochiamo ogni due per tre per qualunque cosa il segretario, io credo che in commissione noi non l'abbiamo mai invitato, ritengo. No, non ho problemi. Io avevo acquisito la disponibilità che dopo quell'incontro, se c'erano problemi, lo avremmo anche contattato e si sarebbe collegato. Lo posso ricontattare? No, ma io ricordo che le mie obiezioni sono successive a quell'incontro, anche perché io ho chiesto del patrimonio e mi è stato detto il patrimonio in quell'occasione non c'era, almeno non era al completo. Tant'è vero che quando in commissione trasparenza, forse abbiamo parlato col patrimonio, non c'era una reale chiarezza. Tant'è vero che quasi quasi lo stesso patrimonio era sorpreso dalle allora Viviana. Il patrimonio avrebbe dovuto dire abbiamo un problema di sgombero con un impianto sportivo dove non pagano. No, questo perché è importante dire o le cose si dicono o non si dicono, le cose si dicono. Si dicono no, sempre. Il patrimonio non sapeva, non ha riferito in commissione trasparenza che c'era un problema con una concessione, che non c'era che da non si sa quanto tempo c'è una società che non paga e che deve essere sloggiata. Non ha riferito tutta una serie di altre cose. Ripeto. Permetto di dire, Viviana, che comunque sì. Il sottoscritto non fa parte della commissione trasparenza, e quindi probabilmente tu stai cavallando degli argomenti che io diciamo non conosco appieno. Per quanto mi riguarda, io non ho motivo di non dare seguito alle tue richieste. Mi sembra che ci sia la totale disponibilità. Detto questo, che l'assessore sarebbe venuto nella capigruppo a raccontarci le due ipotesi e a iniziare una premessa sul regolamento degli impianti sportivi, io faccio parte solo di questa commissione e sono sicuro di averlo detto a questa commissione. E qua in quel caso tu non mi hai detto ma propedeutico alla capigruppo è un ulteriore incontro. Dico, lo parallelamente, l'ho ripetuto più volte, poi chiedo... Non ce l'ho con te, Francesco. Presidente, può sfuggire a una persona, però io voglio solo capire se vuoi essere in commissione o alla categoria. Sì, sì, è chiaro, e serve a tutti. È chiaro, vabbè, serve a tutti. Ma io ricordo perfettamente io di aver inserire un questa cosa. Io avevo, se vi ricordate, avevamo detto quanto poteva essere importanti i regolamenti, intanto per la classificazione e la distinzione degli impianti sportivi a rilevanza economica e a non rilevanza economica. E poi quali erano le competenze della Giunta e del Consiglio? Perché se in passato le concessioni, le assegnazioni sono state date per impianti a rilevanza economica direttamente dalla Giunta Comunale, non capisco perché adesso viene messo in mezzo il Consiglio Comunale. Ecco, c'è qualcosa che... secondo me va chiarita in quello che è stato fatto in passato e quello che si vuole fare invece adesso. Allora convoco sia il patrimonio che il segretario generale. Era qualcosa che avevamo detto più volte. Mi fa piacere che anche Valentina lo ricorda. Io ricordo perfettamente che ho detto la capigruppo non si svolgerà tra una settimana. Io non intendo rallentare il percorso della capigruppo, quindi fermo restando l'appuntamento con la capigruppo. Nelle more di questo appuntamento, nel frattempo, incontriamo il segretario, incontriamo il patrimonio, incontriamo tutti coloro i quali possono prima chiarirci le idee su quello che è stata la scelta politica e amministrativa fatta in questi anni. Ho memoria di questo. Comunque non ho ovviamente le registrazioni sotto mano, però. Perché se si pensa di fare il regolamento, che ben venga, così si chiarisce una volta per tutte quali appunto sono anche le competenze della Giunta e del Consiglio. Ma se non sento si nulla. Dovesse fare il regolamento, vorrei capire perché
questa volta viene messo in mezzo, appunto viene considerato il Consiglio Comunale e la Giunta non possa fare l'assegnazione diretta così come ha fatto per altri impianti sportivi a rilevanza economica. Questo era il dubbio, ecco, io lo avevo sollevato. Esatto. Va bene. Allora, colleghi, se non ci sono altre comunicazioni, domani c'è Consiglio no. Comunale? Se, no, no, non mi pare, non abbiamo la convocazione di, allora, di aprile, non vediamo, credo. Vediamo se già domani può essere. Infatti, tra l'altro, la scuola me la chiedeva, diciamo, la convocazione di aprile, mi hanno telefonato proprio poco fa, infatti ho saltato qualche passaggio perché ho dovuto rispondere alla scuola. Ma non mandi quella della commissione, scusami. È arrivata, quella commissione di aprile? Quella della commissione sì, credo, sì. Certo, certo. Allora, perché è arrivata prima il giorno 1. Il giorno 1? Allora, no, scusatemi, allora sarà la mia scuola. No, io parlavo del Consiglio Comunale. No, Consiglio Comunale no, non pervenuto. Va no, bene, allora, cioè, più tardi vedo di contattare sia Zito sia il segretario generale, vediamo se domani. Perché mi sono perso il passaggio quando parlavi dei dirigenti scolastici. È stata convocata una riunione per la settimana prossima per vedere se, rispetto agli ultimi passaggi fatti in commissione con l'assessore e il nuovo dirigente, questi articoli che riguardano le palestre scolastiche sono condivisi o ci sono delle ulteriori proposte da poter eventualmente arricchire il regolamento stesso. Quindi abbiamo invece consegnato il discorso della scuola Salgari, del cui c'aveva scritto Ferrandelli anche. Ah, ci aveva chiesto una congiunta, effettivamente, sì. La possiamo anche organizzare con gli uffici, avevamo già convocato l'altra volta. Per sapere a che punto era, c'è scritto una settimana fa. Sì, prima di Pasqua. E adesso chiedo alla segreteria, Daniela e Dario, di uscire l'email e dare seguito a questa commissione. Credo che chiedesse una commissione congiunta come l'altra volta. Poi io volevo concludere, se possibile, diciamo perché ho il dovere di farlo, di esortarvi alla prudenza in questi giorni, perché non so se entreremo in zona rossa, io spero tanto di sì, perché forse si doveva fare già da tempo, va bene? Quindi limitare il più possibile gli spostamenti e fare i sopralluoghi presso casa propria e al supermercato più vicino, nel rispetto di chi veramente in questo momento soffre e davvero tanto e sta davvero male. Ok, colleghi. Allora, se non c'è altro da aggiungere, io più tardi vi aggiorno nella chat rispetto alla seduta di domani, vediamo chi può venire in commissione. E alle 10:42 dichiaro chiusa la seduta e chiederei a Cesare se può staccare la registrazione.